Salve a tutti, siamo alla lezione numero 25, parleremo delle cadenze. Il termine cadenza ha un significato fondamentale, è un moto che porta ad una chiusa. Nello studio dell'armonia, quindi, la cadenza viene dimostrata come una successione di accordi che porta alla chiusura di un periodo musicale. Ma la cadenza è anche quel momento particolare che precede la fine del primo movimento dei concerti per solista e orchestra, in cui il solista improvvisava, riassumendo i temi principali del primo movimento, per questo vedere i concerti di Mozart. Cosa ha a che fare questo con il significato precedente? Vediamo come è strutturato un primo tempo di concerto. L'orchestra espone i temi in dialogo con il solista. I temi vengono poi sviluppati e modulano ad altre tonalità. Infine si arriva alla ripresa dei temi, simile all'inizio. Sul finale della ripresa, l'orchestra si ferma su un accordo di quarta e sesta sul quinto grado. Qui il solista fa la sua cadenza improvvisata. Poi ritorna al quinto grado, spesso fa un trillo lungo per comunicare la fine della cadenza e risolve sul primo grado, nel quale riattacca anche l'orchestra. Poche misure di coda e finisce il primo movimento. Questa cadenza, anche se molto articolata e sviluppata, è un moto che porta ad una chiusa. Ora proverò ad improvvisare un primo tempo, in modo molto sintetico, un primo tempo di concerto per pianoforte e orchestra, sullo stile di Mozart. Cadenza semplice o perfetta è data dalla successione quinto primo. Il quinto grado, in questo caso è armonizzato con l'accordo perfetto,
ma quando il quinto grado sostiene più accordi, la cadenza assume nomi diversi. La cadenza perfetta è questa. Se il quinto grado prende due accordi, può essere una cadenza composta consonante o una cadenza composta dissonante. Nel caso in cui il quinto grado prende quattro accordi, abbiamo 3-5, 4-6, 4-5, 5 e risoluzione. Ripeto. Se il quinto grado risolve al terzo il primo rivolto, abbiamo la cadenza imperfetta. Il quinto grado può andare al sesto e abbiamo la cadenza d'inganno. Il sesto grado in questo caso dovrà raddoppiare la terza per evitare una successione di quinte. Vediamo una cadenza imperfetta, quinto terzo. Una cadenza d'inganno, quinto sesto. Abbiamo poi la cadenza plagale, quarto primo, la cadenza mista, quarto quinto primo e la cadenza alla dominante, primo quinto, detta anche cadenza sospesa perché non è conclusiva. Vediamo una cadenza plagale, quarto primo. Una cadenza mista, quarto quinto primo. Una cadenza alla dominante o sospesa. Ci sono altri tipi di cadenze, ma queste sono le principali sulle quali svilupperemo i nostri esercizi. Iniziamo dalla cadenza perfetta che proveremo nelle tre posizioni imparandole a memoria. Da notare di non confondere la posizione delle voci superiori con i rivolti. La nota che stabilisce la posizione fondamentale o i rivolti è sempre il basso. Quindi abbiamo le posizioni. Prima posizione in ottava. Seconda posizione in terza. Terza posizione in quinta. Cercheremo di suonare tutte le cadenze nella regione della tastiera più appropriata. Ad esempio, questa cadenza non va bene perché le voci sono troppo lontane. Molto meglio così. Nei prossimi esempi vedremo la fioritura del basso. Dovremo prestare attenzione alle ottave che si potrebbero generare nel collegamento. Nell'esempio che seguirà vedremo alcuni errori frequenti. Qui per esempio ci sono ottave fra basso e soprano. Queste. Ora ci saranno le ottave fra basso e contralto. Ottave fra basso e tenore. Molti di questi errori si evitano muovendo per moto contrario gli accordi rispetto al basso. La sensibile non va mai raddoppiata e su questa eviteremo anche il salto di ottava. Qualche esempio corretto? Questi sono dei bassi fioriti, non solamente i bassi fondamentali. Vediamo ora la cadenza composta consonante e dissonante. Suoniamo gli esempi che seguono, ma poi li trasporteremo alle tonalità relativa minore. Continueremo poi col trasporto fino a tre alterazioni in chiave. Allora, cadenza composta consonante in prima posizione. In seconda posizione, in
in terza posizione. Ora cadenza composta dissonante. In seconda posizione. In terza posizione. Ora proveremo a fiorire gli accordi di queste cadenze. Inizialmente useremo solo le note degli accordi. Il basso potrà essere tenuto o ribattuto o spostato di ottava. La cadenza composta consonante si può fiorire così. Oppure. Cadenza composta dissonante. La cadenza doppia. Nella fioritura di questa cadenza potremo raddoppiare i valori, in tal modo avremo più possibilità di variare. Nell'esempio sono usate solo note dell'accordo. Nei prossimi esempi sulla cadenza doppia useremo anche note estranee all'accordo. Le note estranee che useremo saranno appoggiature e note di passaggio. Può essere utile pensare a un moto ascendente o discendente. Altro esempio. Parliamo delle cadenze alla mano sinistra. Un esercizio utile sarà quello di sintetizzare i vari tipi di cadenza con la sola mano sinistra a tre voci. Questo ci permetterà poi di aggiungere una melodia. Il problema però sta in questo: non possiamo usare gli stessi bassi, altrimenti faremmo continuamente successioni di quinte e ottave. Bisognerà usare i rivolti e alternarli alle posizioni fondamentali. Perché se usassi lo stesso basso, quinto primo, per esempio, verrebbe così e avrei una successione di quinte in due posizioni fondamentali. D'ora in avanti il quinto grado si potrà usare con la settima perché a tre voci potrà essere più efficace. Naturalmente una cadenza conclusiva non potrà finire con un primo o secondo rivolto, quindi nel caso di cadenza con la mano sinistra l'ultimo accordo dovrà essere completato con la tonica. Allora, vediamo una cadenza perfetta. Altro esempio. Una cadenza mista. Oppure. Una cadenza doppia. Questa nota va a completare l'accordo al basso. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.